grazie. Allora, questo è un video particolare ed è un video che sono felicissima di fare perché riguarda queste qui che sono le mie amatissime box di Una Donna Vagabonda. Per chi mi segue sul mio canale sa che io ne ho acquistate tantissime da quando sono state lanciate. E questo video, dicevo, è un po' particolare perché con questo video si festeggia il compleanno della box di Una Donna Vagabonda che è avvenuto qualche mese fa, comunque era luglio, giugno, luglio, quindi siamo un po' in ritardo, tra virgolette, con i festeggiamenti. E sono stata contattata da Laura Scotti, che è appunto la titolare del brand Una Donna Vagabonda, e lei mi ha detto che in pratica ha selezionato tre YouTubers e due o tre blog, per ricevere in omaggio una box. La mia appunto è questa qui, adesso ve la farò vedere, e per rispondere ad una serie di domande, quindi rispondere, diciamo, a queste domande proprio come un video tag. Quindi vi presento il video tag Una Donna Vagabonda. Ringrazio molto Laura per avermi scelta. E la motivazione, credo, della mia scelta, penso sia dovuta al fatto che sono stata comunque già a suo tempo ho ricevuto la box prototipo di Una Donna Vagabonda e vi lascio il link nell'info box del video di quando ho fatto appunto la presentazione della box prototipo di Una Donna Vagabonda l'anno scorso e poi vi lascio nell'info box il link anche alla playlist di tutti gli spacchettamenti delle mie box di Una Donna Vagabonda. Credo che Laura mi abbia scelta proprio perché sono, non perché sia la YouTuber più famosa del web, ma perché sono sicuramente una delle persone, delle YouTuber più innamorate della sua box, e lei lo sa. E quindi penso mi abbia scelta perché mi riteneva una persona adatta a poter parlare, a potervi far conoscere questa box. Mi placo con le parole perché altrimenti non finiamo più perché le domande del tag sono parecchie, quindi io inizio prima a rispondere a tutte le domande del tag e poi in coda vi metto lo spacchettamento della box. Allora, che cos'è una beauty box a sorpresa? Allora, una beauty box a sorpresa è appunto una box, una scatola come questa qui che vi ho fatto vedere di Una Donna Vagabonda. Che si acquista a scatola chiusa praticamente, quindi voi non sapete esattamente quali prodotti saranno contenuti nella box che riceverete. Nel caso di Una Donna Vagabonda, non so se anche in altri servizi è così, nel caso di Una Donna Vagabonda, dopo l'acquisto effettuato sul suo sito, si può compilare e spedire in azienda un questionario dove ci sono comunque il tipo di pelle, il tipo di il colore di carnagione, colore di occhi, di capelli, pelle, appunto il tipo di pelle già l'ho detto, insomma, quindi tutte le caratteristiche personali e anche le preferenze, magari se si vuole ricevere più prodotti per la cura del viso, del corpo, di make-up, eccetera. Quindi comunque compilando questo questionario è una box a sorpresa, ma è una box che rispecchia il più possibile comunque i nostri gusti e le nostre esigenze. Domanda numero 2: come hai conosciuto Una Donna Vagabonda Box? L'ho conosciuta semplicemente perché io sono cliente, acquisto da anni sullo store di Una Donna Vagabonda, quindi appena lei l'ha lanciata, anzi, ripeto, sono stata contattata anche prima del lancio per fare un video per ricevere una box prototipo, quindi sono stata proprio tra le primissime a conoscere questa box. Cosa che ti ha colpito di Una Donna Vagabonda Box e perché hai deciso di acquistarla? Mi ha colpito il fatto che sia sempre molto ricca in prodotti e proprio sia in quantità di prodotti sia in valore di prodotti, perché sicuramente chiunque di voi abbia acquistato almeno una box, se va a fare il conto diciamo del singolo del prodotto del prezzo del singolo prodotto,
non arriverà mai alla cifra della box, ma si va ben oltre assolutamente. Quindi sicuramente mi ha colpito questo. Poi mi ha colpito moltissimo la cura nella confezione, perché le box sono tutte fatte a mano. Anche vedete i disegni della scatola. La scatola è molto semplice, in realtà è un cartone bianco ed è dipinto a mano. All'interno inizialmente c'erano i sacchettini contenenti i prodotti, poi hanno messo le pochette, adesso stanno ritornando i sacchettini, tutti rigorosamente fatti uno ad uno a mano, così come le box. Quindi non si tratta di una box industriale, si tratta di una box fatta davvero col cuore, dalle manine d'oro di Laura Scotti. E quindi questo mi ha colpito perché, oltretutto, nella semplicità, diciamo, della confezione, cioè di una scatola semplice, poco, diciamo, costosa tra virgolette, ho ritrovato la passione di fare una cosa, e soprattutto il fatto che è meglio avere una scatola bianca così di cartone, ma con dentro tanti prodotti di qualità, piuttosto che una scatola, due, tre, ho visto a volte in alcune confezioni che ci sono due, tre scatole, non ho capito perché. La scatola che contiene la scatola con il magnete che si apre e si chiude, sì, però poi dentro ci sono tre campioncini mini size. Sinceramente preferisco la qualità nei prodotti. Quindi per me, brava, una donna vagabonda per questa scelta. Eri abbonata ad altri servizi box, e cosa ritieni ci sia di differente nel servizio box di una donna vagabonda? Ok, non volendo, ho già risposto a questa domanda. Vi ho detto cosa c'è di differente. Secondo me la passione, la qualità, i contenuti. E non ero mai stata abbonata e mai lo sarò ad altre box, credo, se a meno che non esce qualcosa, mi sembra un po' difficile, di insomma più conveniente di questa. E perché io, essendo tanto comunque appassionato, ho sempre guardato gli spacchettamenti delle Sugar Box, Glossy Box, My Beauty Box, non so quali altri ci siano, ho sempre guardato e sempre cioè, visto che non ne valeva assolutamente la pena. Sono sì appassionata di make-up, sono sì appassionata di cosmetici, voglio sì ricevere una box, però non ho soldi da buttare, quindi voglio spendere mensilmente una cifra che poi mi consenta di avere dei prodotti che utilizzo. Quindi questa è la differenza, a mio avviso. All'inizio hai scelto di acquistare una box singola, hai fatto subito un abbonamento? Subito un abbonamento. Ho ricevuto la box prototipo a giugno. Sì, giugno o luglio, mi sembra sia giugno 2013, e immediatamente il mese dopo mi sono abbonata. Ho fatto l'abbonamento semestrale alla box La Femme Errante, che è quella appunto mista, e ho acquistato anche una box bio perché ero curiosa di vederla, anche se non essendo poi una fanatica io del bio, quindi poi non ho rinnovato l'abbonamento sempre a quella bio, insomma. Però quella La Femme Errante subito, immediatamente, abbonamento semestrale. Credi che il questionario per personalizzare la box della donna vagabonda sia l'arma vincente di questa box? Le armi vincenti di questa box, secondo me, sono tutte quelle che vi ho detto prima riguardanti il confezionamento della box stessa, e sicuramente anche il questionario, perché io almeno personalmente ho ricevuto sempre prodotti che rispecchiavano le mie esigenze. Quindi quando ho chiesto, che ne so, ombretti verdi, mi sono arrivati ombretti verdi, se ho chiesto ombretti nude, mi sono arrivati ombretti nude, se ho chiesto creme viso, quindi io sono stata sempre, accontentata, nei limiti ovviamente del possibile. Bisogna poi, insomma, anche un po' venirsi incontro reciprocamente, a mio avviso. Non è che siamo lì a fare, per me, non è che siamo lì a fare la lista della spesa e scrivere: cara donna vagabonda, voglio questo, questo, questo e questo, perché altrimenti non è più una box a sorpresa. Quindi, insomma, però le mie indicazioni sono sempre state seguite. Poi vado più veloce, ragazze, perché qua se no duriamo, quanto siamo durate? Siamo già a 11 minuti. Quali sono le marche che volevi provare e hai trovato nella box? Sono tante le marche che volevo provare e ho trovato nella box. La Stila, per esempio, perché ne ho sempre sentito tanto parlare, però non è reperibile facilmente in tutte le profumerie. Quindi grazie a lei che mi ha inviato a volte degli ombretti, dei pigmenti, insomma, sono riuscita a provare anche questa marca. Ho avuto qualche altra cosina, non mi ricordo. Ho avuto un bellissimo scrub in una box di Anatomicals. Anche una marca che non conoscevo. Guardate, cioè, avrei dovuto fare mente locale prima, forse, perché sono state tante le marche che non conoscevo e che mi hanno piacevolmente stupita.
Quali sono le, Marco, questo già abbiamo detto, quali dei prodotti trovati nella box di una donna vagabonda sono rimasti nel tuo cuore? Ce ne sono anche qui tanti. Uno che mi è piaciuto tantissimo e lo utilizzo sempre è una cipria in polvere libera di Estée Lauder, che è davvero fantastica. Un blush di V7, ecco, questa è un'altra delle marche che non avrei mai comprato se non avessi trovato nelle box. Un blush di V7 rosa molto acceso, bellissimo, che l'ho adorato. E tanti, tanti prodotti, adesso insomma non mi vengono in mente così tutti assieme. Quale dei prodotti trovati nel box della donna vagabonda? Ok, questa già l'ho detta. 10. Consiglieresti questa box a chi non l'ha mai acquistata? Sì, e l'ho già fatto tante volte nei miei video, lo dico sempre. E sono contenta di vedere che in tante di voi che mi seguite avete ascoltato il mio consiglio e avete iniziato ad acquistare le box di una donna vagabonda. Sai che una donna vagabonda ha uno store online dove puoi acquistare i tuoi prodotti preferiti a prezzi vantaggiosi? E lo so, sì, ragazze, io da lì sono partita, ve l'ho detto, acquisto da anni su quello store, ci sono tantissime cose, tantissimi brand che noi tutte amiamo, sono a prezzi scontati, quindi visitate lo store. Sai che se acquisti i prodotti insieme alle box la spedizione è gratis? Anche questo lo so perfettamente perché credo di avervelo detto anche qualche altra volta. Io non acquisto, cioè quando so che mi deve arrivare la box, vado nello store e faccio un acquisto. Quindi all'interno della mia box la cara Laura mi mette sempre poi anche i miei prodottini che ho scelto, insomma, a parte, pago a parte ovviamente, faccio il pagamento nello store, poi avviso Laura e quindi lei mi mette tutto all'interno della box, non pago le spese di spedizione. Sai che ci sono ogni mese nuove promozioni che superano l'80% del prezzo? Lo so, ed è per questo che ogni mese acquisto qualcosina dallo store e me lo faccio inviare con la box. Cosa pensi della lavorazione artigianale delle box? Credi sia un buon modo per farlo risultare come un dono personale e non come un semplice prodotto industriale? Ho risposto prima a questa domanda. Ripeto, adoro lo stile di questa box perché nella sua semplicità è fatta con il cuore e quindi è bellissima. È davvero, davvero, io l'ho detto tante volte, è come ricevere un piccolo, come farsi un piccolo regalo ogni mese. Quindi sì, sicuramente per me è un punto davvero vincente di una donna vagabonda. Sai che la lavorazione di ogni box prende 15 giorni lavorativi perché è fatta a mano ed è personalizzata? Assolutamente sì, lo so, infatti, ripeto, Laura lo sa, io glielo dico sempre, è una donna davvero molto in gamba. Quindi tanti complimenti a Laura per questo. Sai che la spedizione sullo store costa soltanto 4,50 euro con Corriere GLS senza limiti di peso? Lo so, però io è da tanto tempo che non pago più le spese di spedizione perché faccio mettere sempre tutti i miei acquisti nelle box. Pensi che ci sia qualcosa del servizio che vada cambiato? Assolutamente no, non per sviolinare, ma almeno a me è andato sempre tutto bene fino ad ora, quindi no, no, credo che il servizio sia impeccabile per quanto mi riguarda. Consideri il prezzo della box ben speso? Assolutamente sì, l'ho detto anche prima. La somma dei prodotti contenuti all'interno della box è sempre nettamente superiore al prezzo pagato, della box. Sei a conoscenza che una donna vagabonda ha un esclusivo servizio di scambio riservato alle clienti delle box? Sì, lo conosco assolutamente e vi consiglio di vedere. Su Facebook c'è un gruppo che si chiama Una donna vagabonda and Friends, se mai vi metto il link nel info box. E non so se bisogna richiedere di essere accettate nel gruppo o è un gruppo aperto, non mi ricordo. Entrando in questo gruppo, lì c'è la possibilità di scambiare prodotti, perché se magari all'interno di una box è uscito un prodotto che non vi piace, non usate, non è adatto a voi, per un X motivo, potete appunto in questo gruppo scambiare questo prodotto con qualcuna che magari ha avuto un altro prodotto che non vuole, insomma, bla bla bla, fare questo baratto. Quindi è una cosa molto molto carina, molto intelligente secondo me. Sei a conoscenza del fatto che una donna vagabonda spesso crea delle edizioni limitate? Ne sono a conoscenza, io ne ho prese diverse. Anche qui troverete sicuramente i video spacchettamenti. Ne ho presa una, mi sembra a San Valentino, ne ho presa un'altra, non mi ricordo qual era. Comunque ne ho prese due o tre di box special, o forse anche di più. Trovate comunque tutti i video, insomma, vedete tutti i video spacchettamento, così vedete anche le box special come sono carine. Hai visto il calendario dell'avvento di una donna vagabonda? Sai che lo ha creato anche lo scorso anno? Cosa ne pensi? Sì, sapevo che l'aveva creato lo scorso anno e sì, so che lo ha creato anche quest'anno ed è un'idea molto molto carina.
E quindi insomma sono infatti tentata di prenderlo. Adesso appena ho 2 minutini vado sul suo sito e lo vado a sbirciare per benino. E poi, quali sono le tue considerazioni generali? Le mie considerazioni generali sono che davvero il successo che ha avuto questa box nel giro di un anno è eccezionale, ma meritatissimo. Quindi, se io nel mio piccolo, con i miei video, con le mie parole, ho potuto dare un tanto così di aiuto per diffondere questa box, sono contenta e quindi ringrazio Laura se per questo, insomma, ha voluto che io fossi una delle sole tre, perché, insomma, tre tra tantissime che acquistano, è un onore per me essere stata scelta. Ti ringrazio davvero, Laura. E quindi se ho potuto dare un piccolo contributo a far diffondere questa box, ne sono felicissima perché voi sapete che io sono sempre molto sincera. A me se un prodotto non piace, non lo dico, non lo pubblicizzo, non sono pagata, quindi non ho interesse. Sapete che insomma qui si parla con semplicità tra di noi, quindi tutto quello che vi ho sempre detto sulle box, e poi le avete viste le box, insomma, sono fantastiche. E niente, io faccio tanti auguri alla box di una donna vagabonda, tanti complimenti a Laura, ti ringrazio sempre della tua disponibilità perché comunque tra mille milioni di impegni che hai sei sempre lì disponibile, pronta a rispondere a tutte, me compresa il suono rompiscatole. Niente, vi lascio in coda allo spacchettamento della box e ci vediamo alla prossima. Ciao! Solo cara.